partire, prof, lei, diciamo così, è fisico puro di formazione e questo approccio olistico, la capacità di analisi e poi divulgazione, credo che sia il suo pane quotidiano. Oggi, con le persone giovani che forma, diciamo così, che tipo di disponibilità trova, quali strumenti in più, magari quali strumenti in meno, se ce ne sono in meno? Bella domanda. Buongiorno a tutti. Fatemi partire dalla fine di quello che pensavo dovesse essere il mio intervento, quindi comincio dalla fine. E cosa fa la formazione nel campo del big data, o come la vedo io? Poi vi spiego anche perché, se mi riesce, naturalmente. Allora, intanto effettivamente io sono un fisico sperimentale delle alte energie, uno delle particelle elementari, da sempre, cioè dalla mia laurea, e quindi mi occupo di acceleratori di particelle con il CERN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano, oltre che evidentemente con l'Università di Bologna. Formazione, allora io poi torno indietro, però come la vedo io? Cioè, è chiaro che l'operatore di big data cos'è? C'è un informatico, la risposta ovvia, un ingegnere informatico, uno scienziato dell'informazione. Sì, certo, perché no, chiaramente. Ma non solo, perché chiaramente anche uno statistico, sì, certo, occorre anche una capacità di analizzare i dati dal punto di vista statistico. Se andate a guardare sul sito dell'Università di Bologna, cosa che io ho fatto proprio in funzione di questo, perché ero curioso, e ho scoperto che i corsi di Big Data che ci sono tenuti a scienze politiche. Perlomeno, la maggior parte di quelli che ci sono la scienza, quindi chiaramente poi ce ne sono anche informatica, ingegneria informatica, però scienze politiche, perché scienze politiche? Beh, è evidente, da quello che dicevate prima, ma non solo, scienze della comunicazione, certo, perché no, letteratura, sì, perché no, e così via. Perché? Perché è abbastanza evidente che nel momento in cui andate ad analizzare dei dati, avete bisogno di strumenti, non c'è dubbio, strumenti statistici, strumenti informatici, software, quello che ritenete più opportuno, ma dovete sapere che cosa significano quei dati, perché se non sapete che cosa rappresentano, cosa potrebbero rappresentare, potete applicare anche il Kalman filter, chissà che cos'è, però non ottenete nulla, cioè non ottenete il risultato che volevate. Quindi dovete sapere che cosa potete estrarre e quindi quei dati, quali tipi di informazioni e che tipo di informazioni contengono, altrimenti non ne venite a capo. Quindi è vero che servono degli specialisti capaci di far funzionare i mega computer del Cineca o accedere ai petabyte di dati scarsi per il mondo, però sapendo che cosa c'è dentro. E quindi la figura che state cercando in realtà è una figura che ha mille sfaccettature, che va dalla competenza tecnica, dalla competenza scientifica, fino effettivamente alla capacità di comunicare che cosa ha estratto da quei dati. Se questo lo cercate in un'unica persona, penso che sia difficile trovarne, per il meno che si vada veramente a pescare in situazioni difficili. E poi quindi, adesso torno da capo, va bene anche un fisico, perché no, per fare questo tipo di lavoro. Allora, perché io mi occupo di dati? Vi racconto molto brevemente una storia, scusandomi, non per farmi bello, ma scusandomi per quello di cui siete subissati attraverso i cellulari e quant'altro tutti i giorni, per due ragioni. Cioè io ho cominciato a occuparmi di esperimenti di fisica delle particelle, alcuni anni fa, parecchi anni fa, e ci rendemmo conto, un certo numero di persone, che ci occorrevano degli strumenti che non c'erano per poter analizzare i dati che producevamo in questi esperimenti. Sto parlando degli anni 80,
negli anni 80 portammo, uso il plurale perché eravamo una decina di persone, internet in Italia, e se oggi appunto siete soddisfatti attraverso internet è per colpa anche mia da questo punto di vista. La nostra intenzione era totalmente diversa, cioè utilizzare internet per trasmettere i nostri dati scientifici. Poi ha preso un altro strato. Nel 1989 il, non posso dire mio amico, ma comunque conoscente sicuramente, Tim Berners-Lee insieme a Robert Cailleur, insieme o sotto la leadership di Paolo Palazzi, che invece era mio amico al CERN, ha inventato il World Wide Web, al CERN. 1989, non stiamo parlando del 1700 quando Millikan faceva gli esperimenti sull'elettricità. Quindi poco tempo fa, World Wide Web, che oggi spopola, di cui sapete il significato, sapete anche cosa significa usare internet. Là, non so se avete mai fatto caso, quando dicevo che bisogna sapere che cosa significano i dati, quelli che avete dentro, davanti a www.info.quelche, c'è un HTTP. Cosa significa HTTP? Cioè perché c'è HTTP? Hypertext Transfer Protocol, un acronimo. Poi magari c'è una S che così è sicuro, poi magari non è sicuro per niente, però è un altro discorso. E questo è un po' il significato, adesso mi sono trasformato in professore e ritorno immediatamente dall'altra parte. Quindi da allora io mi sono occupato di dati, di computer e networking. A Cineca, dicevo prima alla collega che aveva un nastro magnetico numero 2 del Cineca quando analizzavo i dati. Secondo, perché il primo era quello di prova del Cineca stesso, il secondo era il mio. Però da lì è nata la necessità di sviluppare tutta una serie di cose che per noi ci permettevano in qualche modo di analizzare i nostri dati, i dati che produciamo noi, e questa è una differenza che va tenuta presente, perché nel campo scientifico i dati, gli scienziati si riproducono da soli, si fanno i loro database, o chiamateli come volete, non li chiamiamo gli SNET, ma non importa, se ne analizzano, se li gestiscono, se li distribuiscono, e dei dati degli altri non gliene importa nulla. Non li mettono a disposizione di tutti, gli scienziati non sono poi così aperti, i dati che raccolgono gli scienziati si ritengono per sé, fino a quando non ha pubblicato qualche cosa di scientifico, dopodiché non importa. Quindi non è un mondo così aperto come potrebbe sembrare. Vengo ai big data, poi magari vi faccio vedere anche questo filmino così vi spiega, o cerco di spiegarvi che cos'era. Allora, io mi sono informato, tra virgolette, su una cosa che sapevo, ma che mi sembra di trovare conferma da quello che state dicendo, che i big data sono definiti da 4V. Erano 3 prima, adesso sono diventate 4. V come che cosa? Come velocità. Velocità nell'analisi dei dati, nel riprodurre i dati, come volume, cioè quanti dati avete a disposizione, veracity, cioè quanti dati sono certi o meno, quanto sono affidabili o non sono affidabili, e finalmente variety, cioè i dati sono di diversa natura. Se soddisfano queste 4 condizioni di queste 4V, oggi basta da maggiore questo tipo di approccio, se ho capito correttamente, allora stiamo parlando di big data. Dovete mettere l'asticella dei quanti sono dove volete, però devono esserci tutte e 4 queste, e per ognuna delle 4 condizioni l'asticella dove volete, ma devono essere vere tutte e 4, altrimenti non sono big data. Se vuoi far partire il film, così spiego che cosa siamo oggi, cioè dove siamo oggi, magari la musica non c'è, quello che vedete è un filmato del CERN, dell'attuale fatto un po' troppo, diciamo. Dell'attuale acceleratore Large Hadron Collider. È stato sbagliato. Su quale parte è stata la musica, tanto non mi piace. Nel quale c'è un esperimento, non ce l'ha, ora ripartiamo però. C'è anche un esperimento. È classico, no? Dei computer, quando uno presenta una cosa nuova non funziona mai. E
ecco, quello che vedete è il CERN di Ginevra, dove c'è l'acceleratore LHC con uno, cioè con un certo numero di esperimenti, i quali io uno di questi è sottoscritto partecipo. Quando dico che partecipo significa che ognuno di quei esperimenti è condotto da almeno 3.000 fisici sparsi per il mondo, più altrettanti ingegneri e tecnici. Quindi è una collaborazione non banale. Vedete, questi sono quattro, esperimenti, 27 km di tunnel sotto il Jura, sotto parte Ginevra e attraverso il confine francese, sono sottoterra, più di 100 metri sottoterra. Quelli che vedete, quei tubi, sono degli ascensori, sono interessanti ascensori, si mettono meno di 30 secondi a fare 100 metri, non sono gli ascensori normali. E questi oggetti lavorano sopra un acceleratore di particelle dove i protoni si incontrano un certo numero di volte, forse vi è sfuggito qualche volta si incontrano. Due protoni dentro i nostri rivelatori, adesso dovrebbero arrivare, questi sono due protoni che si incontrano e producono cose interessanti per i fisici, che qui in questo momento ci riguardano, il bosone di Higgs e altre cose di questo genere. Bene, tutti quegli affarini colorati che vedete sono i dati che vengono raccolti a ognuna delle collisioni. Ce ne sono 600 milioni di collisioni al secondo. E tutti questi dati vengono raccolti. E vengono raccolti dai nostri rivelatori. 100 megabyte ogni evento, come niente. 600 milioni, però molti non servono a niente, quindi ne prendiamo uno sul milione e li selezioniamo immediatamente. Questa selezione avviene tramite una serie di algoritmi e uno ogni 10.000, il cosiddetto fast elettronico disegnato da noi, peraltro, ne seleziona un certo numero. E quelli che passano questa selezione a 100 GB al secondo vanno a finire, vedete, vengono trasferiti in qualche modo. Vengono trasferiti dove? A una serie di CPU, o core, in parallelo alle matrici di calcolatori rappresentate, in cui uno ogni 100 viene preso, gli altri vengono proprio buttati via, perché non ci interessano. Quelli che escono di sopra sono quelli che prendiamo, quegli altri spariscono, li buttiamo via. Tutto questo avviene sottoterra, dopodiché quelli che si sono rimasti di queste informazioni, chiamiamole così, vengono trasferite dentro CERN, quello che noi chiamiamo Tier Zero, un computing center, vogliamo chiamarlo così in qualche modo, che è un oggettino un po' complicato da questo punto di vista, perché ha un certo numero di core e che fa lì il primo trattamento dei dati e ne fa una copia su nastro. Una copia su nastro perché vogliamo tenerceli, ci sono costati un sacco di fatica e quindi comunque ce li vogliamo tenere. E questa preselezione in qualche modo viene spedita, viene distribuita. È un calcolo distribuito, non è high performance computing, non è HPC, è high throughput computing HTC. E cioè è un calcolo che deve fornire un risultato veloce e molto in fretta. E vedete che viene spedito in 11 centri sparsi per il mondo, 11, ecco, non 110, di cui uno sta a Bologna, guarda caso, al Dipartimento di Fisica e Astronomia. Uno degli 11, Tier 1. Dopodiché ci sono tutta un'altra serie di centri secondari, Tier 2, quelli che vengono chiamati Tier 2, che sono invece 140 sparsi per il mondo. Come vengono trasferiti questi dati? Attraverso internet, con un throughput medio su tutto il mondo di 10 gigabyte al secondo, media, attraverso internet. E vedete che vanno a finire in Australia, vanno a finire in Sud America, vanno a finire in Corea, vanno a finire in Pakistan, vanno a finire in Cina, vanno a finire un po' dappertutto. Quanti sono questi dati? Qui forse non c'è scritto, perché ormai sta finendo, giustamente. Sono dell'ordine di 100 petabyte all'anno. Cioè noi attualmente raccogliamo 100 petabyte all'anno. Ditemi quando devo finire.
100 petabyte all'anno ora, perché tra 2 anni ne raccoglieremo 400 petabyte all'anno. Di quelli che si salvano, non di quelli che produciamo, quelli che buttiamo via. Però questo è il volume dei dati. Vi faccio un esempio, Facebook, oggi, Facebook, è 180 petabyte all'anno. Non saremo superiori. Google sono 100 petabyte all'anno di dati. Quindi la quantità di dati che produciamo solo noi, come fisici delle particelle, è superiore a quella di Facebook e di Google. Uno sarà. Lo Square Kilometer Array, che è un esperimento di astrofisica, che farà 400 petabyte all'anno, tra 2 o 3 anni. Questa è la ragione, spero di avervi dato un'idea, del perché i fisici delle particelle si occupano di queste cose. E quindi quando vi dicevo perché no, anche un fisico potrebbe diventare analista, sì, certo. Un fisico perché? Perché sa cosa c'è dentro i dati, sa come trattarli, è uno scienziato e non è detto che li sappia rendere, però. E questo quindi gli serve quel qualcosa. Perché dovete capire anche una cosa, e adesso ci concludo così magari fate delle domande, che una comunità di 3.000 fisici con un'organizzazione di scienziati, quindi totalmente democratica da questo punto di vista, eleggiamola Chairperson, come un processo, insomma. E guardate che votano insieme pakistani, statunitensi, cinesi, coreani, cioè non ci sono problemi di questo genere, persino italiani e tedeschi insieme. Avrebbe bisogno anche di un qualche psichiatra, perché su 3.000 scienziati, se li mettete tutti insieme dentro una stanza, c'è qualcuno che li tiene a bada, o altrimenti non ne uscite vivi. Ma caso ciò riusciamo a organizzarci in qualche modo e pubblicare i dati, magari farci anche belli, perché abbiamo scoperto il bisogno di... magari non si vende, non si fanno soldi su quello, però da questo punto di vista... Penso di avervi dato un'idea del perché anche un fisico e o un universitario possa occuparsi di questo problema. Grazie professore. Una presentazione affascinante, davvero affascinante, e fra l'altro, come dire, come le presentazioni precedenti, è ancor più, diciamo così, illustra il senso della complementarità tra gli ambiti di formazione, sì la capacità di calcolo, sì la capacità di affrontare le macchine, ma sì con essa la capacità di dare senso ad esse. Nel paese dell'umanesimo, tanto tempo fa, e nel paese della formazione umanistica, messaggio di speranza per i tanti di noi che provano ad affrontare una formazione in questo senso. Avrei tante domande, ma prima di passare alla presentazione successiva chiederei alla sala se ci sono delle domande per il prof. Se posso aggiungere una parola a margine della presentazione di quanto detto al professore, effettivamente i candidati più interessanti che abbiamo sono fisici, quindi sono loro che rispondono agli N requisiti che noi mettiamo nelle domande di reclutamento. I fisici e gli astrofisici sono quelli che più rispondono a queste multicaratteristiche, diciamo, per confermare la visione corretta. Sala. Puoi far vedere l'ultima slide che è divertente. È molto efficace comunque quel video. Capire, questo che vedete, non il video di nuovo, Why mi rimanda, ecco, vogliamo stare qui, non la portiamo in F5, la teniamo così. Questa non è una fotografia degli aerei in volo come qualcuno di voi avrà visto sopra l'Europa, perché se cercate dov'è l'aereo il vostro amico, trovate qualcosa di simile. Quello è in flusso delle analisi che stanno viaggiando in un istante attraverso l'Europa sulla nostra rete di ricerca. L'avete detto alla Lega, cioè tutti questi dati che si muovono extra Schengen, intra Schengen, si può fare? Sì, anche se mi sono per la particelle subatomiche. Anche se non possiamo.
possiamo mandare un fascio di neutrini. Ecco, già sparare dei neutrini sul Gran Sasso non è stato proprio gentile, però. Passano sotto terra. Bene, se non ci sono domande adesso, nel ringraziare nuovamente il prof.